Nota alta 7. Ho i criceti alti e vado ancora dietro le donne. Sì, ma non mi ricordo perché. Non mi ricordo perché. Guarda, guarda che c'è il fiato. Come sono? Ma Felice! No, 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 aspetta. Che c'è? Shrek, questa che rimarrà sempre. Non si offende. Lei mi ha rovinato per sempre. La natura l'ha già fatto. No, no, no. Sei brutto, figliolo. No! Scusa. Nara, adottami. Sono cascabile, guarda. Il movimento sexy. Per me valeva anche lo zio, per la maggior ragione vale il nonno, per me vale. Per me vale, per il nonno! Anche per me vale, anche se mi ha chiamato Shrek. 96, sì! Grande risultato! Sei un altro pazzo! Sei troppo carino! Gonna put that head to bed. And when it's over the subject... C'è una domanda fondamentale di Socrate: è nato prima l'uomo o il pupazzo? È vero, che dici nonnetto? A Socrate. Socrate. Io mi chiedo come ti è venuto in mente nel 2016 di fare il ventriloquo. Diglielo adesso. Perché hai iniziato a mettermi la mano nel dosi? Non so, a me mi rende proprio felice. Non so come dire, grazie a te. Lo dico come complimento, è una cosa proprio molto educata, bella. Insomma, poi è bello da vedere, c'è tutto. Sono d'accordo con Diego perché è un umorismo garbato ma internazionale. Mi è venuto in mente mentre ti vedevo. Io penso che a Las Vegas avessi un enorme successo. 10. Tu potresti essere il più bravo ventriloquo del mondo. Tecnica eccezionale, da vedere siete fantastici, non si smetterebbe mai. Pupi, ti hanno divertito zio e nipote? Questo zio, lui lo muove in un modo incredibile. Veramente, io mi rallegro tantissimo. Cosa succede lì dietro? Dico. Vorrei essere la tua capacità di farlo, di animarlo, ma non tanto vocalmente quanto fisicamente, è veramente strepitosa. Per questo forse Diego ha ragione, per questo forse tu rappresenti veramente un'eccezione, e probabilmente questi contesti italiani sono un po' asfittici, forse hai bisogno di un palcoscenico più grande. Io la coppia non la separerei. Io non mi metterei a scrivere i testi, anche se ha ragione lei, le battute sono molto carine, ma la fisicità di tuo zio è assolutamente strepitosa.